Benvenuti e benvenute a UNIPG Orienta Live, il programma di orientamento virtuale dell'Università degli Studi di Perugia. Io sono Antonio Di Caprio, speaker di Radiofonica, la web radio di Ateneo. Oggi andremo alla scoperta del Dipartimento di Matematica ed Informatica. Con me in studio c'è il professor Sergio Tasso, referente per l'orientamento del Dipartimento. Salve professore. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Abbiamo in collegamento invece dei referenti per i due corsi di laurea. Per il corso di laurea di matematica è collegata la professoressa Patrizia Pucci. Professoressa, ci sente? Non la sentiamo? Può controllare un attimo l'audio? Buonasera. Perfetto, adesso la sentiamo. Invece per il... E ben arrivati al Dipartimento. Grazie. E abbiamo invece per il corso di laurea in informatica il professor Alfredo Milani. Professore, in collegamento? Ok, perfetto. E andrei, professore arriverà tra poco, andrei avanti e guarderei subito il video di presentazione del Dipartimento. Buongiorno a tutti, sono il direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, che è la struttura che ospita i corsi di laurea in Matematica e in Informatica dell'Università di Perugia. Vi porto il saluto del Dipartimento e vi do il benvenuto, anche se è un benvenuto un po' particolare, perché è strano dare il benvenuto in una struttura senza essere fisicamente presenti. Tutto ci fa sperare che a settembre possiate venire qua e che noi possiamo recuperare un rapporto normale fra professori e ragazzi. Questo è il nostro punto di forza, la dimensione umana. I numeri contenuti ci consentono di seguirvi nel vostro percorso e non di considerarvi, come si suol dire, dei numeri. Il vostro percorso poi si concluderà, ce lo dicono le statistiche, con un ingresso nel mondo del lavoro gratificante, e questo ci rende orgogliosi. Bene, non vi rubo altro tempo, ringrazio i presidenti dei corsi di laurea, ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo evento e mi auguro di tutto cuore di potervi accogliere al più presto qui. Buon pomeriggio. Allora ringraziamo il direttore per le belle parole, il professor Massimo Giulietti. Professor Tasso, ci dica di più sul Dipartimento di Matematica e Informatica. Sì, molto volentieri. Vi introdurrò al nostro Dipartimento e alle sue funzioni principali. Allora, il Dipartimento di Matematica e Informatica è situato nella cosiddetta conca, il cuore dell'Ateneo Perugino, che è a pochi passi dal centro storico della città di Perugia. La nostra location offre molti vantaggi, vi dicevo, vicino al centro storico che è anche il centro della socialità di Perugia. È facilmente raggiungibile con il trasporto pubblico, con linee urbane ed extraurbane. È molto vicino alla segreteria studenti, accanto alla mensa dello studente e in alternativa ci sono anche moltissimi punti di ristoro. Ed è posto proprio sotto i giardini di Palazzo Murena, che è il sede dell'università, e dai giardini si può tranquillamente trascorrere qualche attimo di relax. Le missioni del DMI sono, per quanto riguarda il nuovo studente, la missione più importante è la didattica, naturalmente, ma il DMI si fa anche ricerca e poi vedremo che cos'è la terza missione.
Due corsi di laurea triennale sono erogati dal nostro DMI e sono quello di matematica e quello di informatica. Dettagliatamente saranno descritti dai due presidenti poco dopo di me, quindi è inutile che mi soffermo su questi corsi. Mentre per proseguire, altri 2 anni sono proposti nella laurea magistrale, sia in matematica che in informatica. Infine, da un consorzio nato dall'Università degli Studi di Perugia, l'Università degli Studi di Firenze e l'Istituto Nazionale di Alta Matematica Francesco Severi, INDAM, è nato un corso di dottorato in matematica, informatica e statistica di altissimo livello internazionale. Le risorse che il DMI mette a disposizione per la didattica, come potete vedere, sono molteplici: dalle aule attrezzate, il wifi gratuito in tutto l'edificio. Abbiamo 3 laboratori informatici già ben collaudati, ma ne sta nascendo, come vedrete, poi uno nuovo, il famoso Lab 3.0. Poi abbiamo un'ottima segreteria didattica che seguono gli studenti in tutto il loro percorso e sono anche di supporto ai tirocini, sia interni che esterni. E poi una fornitissima biblioteca che ha addirittura 25.000 monografie, quasi 1.000 periodici ed è da accesso alle migliori banche dati mondiali. E accanto alla biblioteca una sala studio e lettura. Il nostro dipartimento è collegato a livello internazionale con moltissime altre sedi e infatti ha stabilito ben 30 accordi Erasmus, numerosi anche accordi extraeuropei e da notare, ecco, vorrei citare il doppio titolo Double Degree della laurea magistrale in matematica con l'Università di Poznan in Polonia. Inoltre, ormai storicamente tutte le estati, il nostro dipartimento ospita la scuola matematica interuniversitaria, la cosiddetta SMI. Al nostro dipartimento la ricerca è sicuramente di altissimo livello. Questi sono i filoni principali nei settori disciplinari della matematica, quindi vedete qual è l'ampio spettro, e così come questi sono tutti i settori dell'informatica. Vorrei citare, ecco, la professoressa Pucci, che conoscerete fra poco, proprio perché è stata per il terzo anno rientra nelle Highly Cited Researchers, proprio per la sua altissima ricerca riconosciuta in ambito internazionale. Così come il professor Milani, insieme alla professoressa Poggioni, ha ricevuto un altrettanto ambito premio, Best Practices in Education Award, proprio per il progetto che hanno costruito Inventors, un progetto europeo. Per quanto riguarda la terza missione, appunto vi avevo introdotto, è una terza missione del Dipartimento quella in pratica portare la conoscenza e tutto il background che noi abbiamo nel Dipartimento nella vita sociale. Guardate quindi il trasferimento della conoscenza. Guardate quanti progetti abbiamo, soffermerei solo sul piano nazionale delle lauree scientifiche per citare che noi abbiamo attivi 2 piani nazionali nel nostro dipartimento, quello in matematica e quello in informatica, che tra le loro azioni hanno il supporto per gli studenti dei primi anni per agevolare la loro prosecuzione nella carriera, la loro carriera universitaria. E poi un'altra azione è quella dedicata per incentivare le vocazioni femminili, specialmente in ambito informatico. Questa slide è una slide che riporta a giorni all'attualità. Vedete come grafici, tabelle, andamenti di funzioni, eccetera, sono usate ormai, sono di uso quotidiano ormai in tutte le televisioni, le vediamo. Perché? Perché la matematica e l'informatica, quindi i modelli matematici e le elaborazioni informatiche sono di enorme ausilio anche alle comunità scientifiche che si stanno occupando in questo momento della pandemia. Oserei dire quasi che senza questi strumenti la pandemia potrebbe diventare incontenibile. Quindi grazie proprio alla matematica e all'informatica per questo ausilio. Un'ultima informazione è che tutte le informazioni più dettagliate, qualsiasi curiosità, le potete trovare nel nostro sito www.dmiunipg.it oppure nel canali social tipo Facebook o YouTube.
Perfetto, professore, abbiamo visto una panoramica generale sul Dipartimento di Matematica e Informatica, invece è il momento di vedere il primo corso di laurea, il corso di laurea in matematica. Vediamo il video. Per presentare meglio il corso di laurea in matematica abbiamo in collegamento la professoressa Patrizia Pucci. Professoressa, buonasera. Ci dica di più su questo, ci dica di più su questo corso di laurea, professoressa. Sì, benissimo. Abbiamo una presentazione che sta per partire, aspettiamo la condivisione. Ecco, buonasera di nuovo e ben arrivati al Dipartimento. Già è stato in qualche modo detto che il corso di studio in matematica è tra i più antichi dell'Ateneo Perugino, nasce nel 1966 e ha professori molto stabili e di grande formazione, come è stato detto. Quindi dalla scuola superiore si passa alla laurea triennale in matematica e poi si può uscirne andando nel mondo del lavoro, perché i nostri laureati sono particolarmente ricercati, anche se la percentuale maggiore di essi prosegue gli studi sempre nell'Ateneo Perugino, che offre grandissime possibilità in matematica, perché al secondo anno abbiamo la laurea magistrale suddivisa in ben 4 curricula: il didattico generale, l'economico finanziario, la crittografia e la matematica per le applicazioni industriali e biomediche. E poi si può uscire quasi per la maggior parte dopo 3 anni dal conseguimento della laurea. Ben il 100% dei nostri laureati è nel mondo del lavoro, quindi questo ci inorgoglisce particolarmente, e si può proseguire con il dottorato di ricerca, che è uno dei più diciamo interessanti a livello nazionale, perché è a consorzio tra l'Università di Perugia, l'Università di Firenze e l'INDAM, che è l'Istituto Matematico di Alta Matematica, come vedremo più avanti, che fornisce anche delle borse di studio. Perché studiare matematica? Perché allarga la mente e toglie tanti pregiudizi e soprattutto dà un'enorme flessibilità intellettuale che consente appunto di entrare nel mondo del lavoro anche in settori inaspettati per i matematici. Questo è veramente il nostro fascino. Ma arriviamo a parlare un po' dei nostri premi, dei professori più bravi. Quindi la cosa che ci inorgoglisce moltissimo, come sapete, per svariati motivi, leggende strane, non c'è il premio Nobel per la matematica. Tuttavia i matematici hanno fondato nel 2003 il premio Abel, che è il riconoscimento più alto dato a un matematico, e per la prima volta nel 2019 viene assegnato a una donna matematica, che è la professoressa Karen Uhlenberg, che sta negli istituti più prestigiosi degli Stati Uniti d'America. E la professoressa Uhlenberg non è un caso isolato, perché nel mondo matematico vi è un'enorme partecipazione femminile. Questo ci inorgoglisce particolarmente. Poi ci inorgoglisce anche il fatto che tra i giovani matematici al di sotto dei 40 anni, un italiano che si è formato a Roma al liceo classico
di Roma, che uno dice: ma poi ha studiato matematica? Sì, perché anche questo è uno dei pregiudizi, perché benissimo, i nostri studenti migliori provengono dal liceo classico, quindi non c'è nessun pregiudizio, perché si iniziano, noi iniziamo a insegnare dalle basi, quindi non richiediamo nulla. Bene, il professore Alessio Figali ha ricevuto la medaglia Fields nel 2018 in matematica, che è uno dei premi più prestigiosi dati agli under 40. E dopo ben 44 anni che l'aveva conseguita un italiano, che è Enrico Bombieri. Bene, però ci sono altri premi grandissimi che hanno vinto i matematici italiani, quindi amo ricordare solo i più recenti, come avete visto, quello del 2018 dato a Giovanni Gallavotti, che è il premio Poincaré, che è il riconoscimento più alto per la fisica matematica, che è un settore molto a confine anche con la fisica, come il nome stesso lo dice. E poi amo ricordare che per la prima volta nel 2020 ha conseguito il premio Nobel un matematico, Roger Penrose di Oxford, il quale naturalmente non l'ha potuto conseguire in matematica, perché, come ho spiegato prima, non c'è il premio Nobel per la matematica, ma è sostituito dal premio Abel, ma l'ha conseguito in fisica a pari merito con altri colleghi. Bene. Come vedete, non è che solo la professoressa Pucci che elogia la matematica, elogia in particolare la matematica studiata a Perugia, ma questo è un recentissimo articolo del 16 marzo del 2020 del Sole 24 Ore, il quale spiega come e quanto siano ricercati i laureati triennali in matematica nel mercato del lavoro. Bene, al primo livello i matematici non desiderano soffermarsi molto, quindi a livello nazionale il 90,2% di essi prosegue con la laurea magistrale in matematica, e questa percentuale è dell'88% a Perugia, secondo gli ultimi dati dell'Alma Laurea. Tutti, quel 12% di essi, si iscrive alla laurea magistrale in matematica, quindi non ne perdiamo nessuno, perché proprio come ha detto il nostro direttore, i nostri studenti sono seguiti in modo puntuale. Com'è suddivisa la laurea triennale in matematica? È suddivisa con i cosiddetti corsi fondamentali. Perché? Perché la laurea triennale è la base per proseguire e quindi bisogna, come in tutte le case che si rispettino, cominciare dai fondamenti. E quindi i fondamenti, come sapete, di matematica sono essenziali. Quindi si suddividono nelle discipline portanti, che sono l'algebra, l'analisi matematica, la geometria e la fisica matematica e la probabilità e la statistica, ma unita anche a una formazione tutto tondo, quindi con informatica, con fisica e naturalmente la lingua delle scienze, che oggi è l'inglese. E poi abbiamo al terzo anno corsi ancora in preparazione di specializzazioni come l'analisi numerica e poi la fisica matematica e la meccanica razionale, che ci unisce alla fisica. Poi abbiamo 12 CFU a libera scelta. Noi consigliamo di seguire corsi di matematica e consigliamo questi che sono a livello un poco più, diciamo, abbordabile per una laurea triennale. Tuttavia, lo studente è libero di seguire altri corsi di fisica, di informatica, che molti dei nostri studenti amano particolarmente, anche la biologia, la chimica e la geologia. Bene, ma come vedete, con la matematica si può giocare, si può anche disegnare un cuore stupendo con questa bellissima superficie, e I love math. Ma questo non è che lo dico solo io, la matematica è così viva e così
attiva, nonostante è stato ricordato, siamo tra le scienze più antiche, quindi diciamo questo ci inorgoglisce di essere così ancora vivaci. E abbiamo bene per questo anno 1800 riviste in tutto il mondo. Questi sono gli articoli fatti solo in questo anno accademico, in questo biennio, e questi sono i libri che, quando io dico libri, ovviamente non sono libri didattici, ma sono monografie di alto livello. Quindi, come vedete, il matematico è molto giovane, anche se la nostra scienza è tra le più antiche. Allora, amo infatti ricordarvi questo fatto, che la fontana più bella e, diciamo, anche più antica che abbiamo tra le più belle in Italia, del Pisano, ha due formelle che rappresentano appunto l'aritmetica e la geometria. Quindi sono queste formelle che amo ricordarlo perché sono nel mio cuore, perché io sono perugina, nata a Perugia, formata a Perugia, laureata a Perugia e amo profondamente la mia città e il mio Ateneo che mi ha dato tanto. Allora, noi siamo tra i più anziani dell'Ateneo Perugino, i nostri docenti sono stabili, di grande maturità, di grande formazione e sono anche simpatici, diciamo, gli studenti ci trovano, sono, diciamo, molto vicino agli studenti in tutti i sensi e questo ogni volta che lo studente riconosce questa qualità per noi ci illumina di immenso, come direbbe il poeta. E poi ogni studente è seguito in modo capillare, quindi il rapporto, diciamo, tra il numero di iscritti e il numero di docenti ci consente questo, anche utilizzando le nuove, risorse che sono i dottorandi molto attivi, molto vivaci, la linfa del dipartimento e che amiamo moltissimo. Allora, dove si svolgono le attività didattiche? Le attività didattiche si svolgono nel nostro dipartimento, tutte nel nostro dipartimento. Abbiamo delle aule molto attrezzate, ampie, con postazioni multimediali e collegamenti in rete, come ha ricordato il professor Tasso. Poi abbiamo due aule multimediali attrezzate per una didattica laboratoriale innovativa, una biblioteca, come è stato ricordato, e con un'ampia aula di lettura per gli studenti e il laboratorio prestigioso della didattica in informatica suddiviso in tre aule, di cui parlerà sicuramente più diffusamente il professor Milani. Poi l'Ateneo di Perugia ama seguire anche la qualità della didattica e quindi la cosa che ci inorgoglisce particolarmente è che con questi questionari assolutamente anonimi, in cui gli studenti possono anche commentare liberamente l'operato dei docenti, il corso di studio in matematica, anche triennale, ha delle postazioni molto alte. Insomma, lo studente con dei sondaggi si iscriverebbe molto volentieri al 99% dei casi al corso di laurea triennale in matematica dell'Università di Perugia. Quindi questo è un punto di nostro orgoglio. Poi un altro punto veramente che ci inorgoglisce particolarmente è avere ideato e attuato un precorso gratuito da più di 20 anni, quindi ante litteram, prima che la legge lo prevedesse o invogliasse a farlo, su un ripasso veloce dei concetti basilari, cosa avreste voluto sapere e non avete osato chiedere. E questo per un percorso gratuito si può chiedere tutto e facilita. Quest'anno viene dato dal 13 al 24 settembre, suddiviso in 10 lezioni di 2 ore ciascuno, dal lunedì al venerdì, e
viene dato con didattica in modalità mista. E quindi l'aula che utilizziamo è un'aula molto ampia, l'aula 2 del primo piano del dipartimento, che consente quindi agli studenti di partecipare anche di persona se lo desiderano. Poi da variati decenni, un decennio pieno direi, vi è a norma di legge il cosiddetto test di autovalutazione per la preparazione iniziale, che gli studenti sono obbligati, diciamo in qualche modo, tra virgolettato, a sostenere. E quest'anno è dato il 6 ottobre, alle ore 10, e viene utilizzata la piattaforma Unistudium, quindi da remoto, e è finalizzato soltanto a una verifica della propria preparazione iniziale, quindi la matricola ne ha particolarmente giovamento. Il quiz si articola in 15 quesiti di risposta multipla e relative a questioni di matematica svolte nel precorso di cui ho parlato e di logica, insomma, elementare. E si svolge in 45 minuti. Se non si riesce a superare questo test, che è molto molto raro per gli studenti in matematica, la cosa, oppure lo studente non ha potuto partecipare al test quel giorno perché era malato o quant'altro, la cosa non pregiudica l'immatricolazione, ma lo studente ha i cosiddetti obblighi formativi aggiuntivi, detti brevemente OFA. E poi noi nel nostro link del corso di studio in matematica diamo i test proposti nel decennio dal 2009 al 2019 per agevolare, diciamo, il superamento dei test. Poi, come ho ricordato, la cosa che ci inorgoglisce, il nostro corso di dottorato è a consorzio con l'INDAM, che è l'Istituto Nazionale di Alta Matematica Francesco Severi di Roma, e questo istituto elargisce ogni anno 30 più 2 borse aggiuntive, perché sono due situazioni diverse, di ben 4.000 euro per gli studenti che si iscrivono al corso di laurea in matematica italiano, e queste borse vengono attribuite superando un certo quiz, insomma, anche del tipo di cui ho detto prima. Poi, come ci ha parlato il professor Tasso, noi amiamo moltissimo l'internazionalizzazione del corso di studio in matematica. Quindi questo è agevolato dall'Ateneo grazie agli accordi Erasmus, e il nostro dipartimento, e in particolare la laurea triennale in matematica, ha più di 30 convenzioni con atenei esteri, e i nostri studenti ne usufruiscono non tantissimo, ma un po' più alla laurea magistrale. Ecco, io non so se il mio tempo è terminato, e per altre informazioni io sono a disposizione naturalmente, e ho messo qui anche i link dove vi sono molte più cose di quanto io abbia detto, e anche, come ha ricordato il nostro presidente dell'orientamento, il professor Tasso, la segreteria didattica è molto utile. Ecco. E con questo io chiuderei. Grazie professoressa Pucci per questa dichiarazione d'amore verso la materia che lei insegna. Professor Tasso, noi abbiamo un contributo invece a questo punto. Sì, proprio per avvalorare un po' tutti i discorsi che ha fatto il presidente del corso di laurea in matematica, una nostra ex studentessa, sia della triennale che della magistrale, ci ha inviato un contributo dall'Università di Copenaghen in Danimarca. Guardate che storia di successo molto bella. Ciao a tutti, mi chiamo Maria Montanucci, ho 29 anni e sono professore assistente presso l'Università Tecnica della Danimarca.
Ho studiato sia per la mia laurea triennale che per quella magistrale matematica presso l'Università degli Studi di Perugia, dove mi sono laureata con lode nel 2015. Oggi posso dire con convinzione che aver studiato matematica presso l'Università degli Studi di Perugia è stata forse la scelta più azzeccata e più felice della mia vita. In effetti, l'utilità di questa scelta si è manifestata immediatamente dopo che ho ottenuto la mia laurea magistrale, ottenendo una posizione come dottoranda presso l'Università degli Studi della Basilicata, risultando in graduatoria in primo posto, proprio grazie al background che avevo acquisito durante il mio corso di laurea triennale, quello magistrale. Dopo aver conseguito il mio titolo di dottore di ricerca nel 2018 con lode, ho ottenuto una posizione di postdoc presso l'Università degli Studi di Padova e pochi mesi dopo, nel 2019, la posizione che ho attualmente come professore assistente presso l'Università Tecnica della Danimarca. Mi è stata recentemente comunicata la possibilità della mia promozione a professore associato durante quest'anno accademico e, come immaginerete, a 29 anni questo è un grandissimo traguardo personale. Spero che la mia storia vi convinca che studiare matematica presso l'Università degli Studi di Perugia può essere la scelta più azzeccata e più felice della vostra vita. In bocca al lupo! È arrivato il momento invece del nostro momento interattivo, dove capiremo se gli studenti sono stati attenti durante la presentazione della professoressa Pucci. Come funziona l'instant poll? Ve lo spiego brevemente. Allora, per iniziare dovrete inserire il vostro nome, nel campo testo presente sotto al live e accettare i termini. Vedete il box qui in sovraimpressione? Per partecipare all'instant poll dovrete cliccare sul pulsante Vote che apparirà sotto la chat nel momento in cui farò partire il countdown e rispondere alla domanda. Mi raccomando, ragazzi, non scrivete la risposta all'interno della chat perché non verrà considerata valida, ma dovrete cliccare invece sul pulsante con la lettera A, B, C o D. Se siamo pronti, io andrei a leggere, adesso la prima domanda. Sempre riguardo il corso di laurea in matematica. Allora, la frequenza alle lezioni è obbligatoria? La lettera A, la risposta A, la frequenza alle lezioni è obbligatoria all'80%. La risposta B, la frequenza alle lezioni non è obbligatoria ma è fortemente consigliata. La risposta C, la frequenza alle lezioni è obbligatoria solo per quelle pratiche svolte nei laboratori. La risposta D, la frequenza alle lezioni è consigliata nei giorni di pioggia. Se siete pronti, avete 10 secondi da questo momento per votare. Allora, professor Tasso, c'è una risposta che è la meno ovvia, forse. Sì, Vogliamo dire qualcosa? abbiamo detto sui giardini, no? Dei giardini dell'università, beh, quando c'è il sole, certo, attirano molto, però direi che nei giorni di pioggia forse bisogna frequentare, forse anche quelli di sole, diciamo. Allora, sono terminati i 10 secondi a vostra disposizione, quindi passiamo alla seconda domanda. Cosa succede se non supero il test di autovalutazione o non vi partecipo? La risposta A, non ci si può iscrivere al corso di laurea in matematica. La risposta B, non è permesso frequentare le lezioni. La risposta C, si contraggono degli OFA, obblighi formativi aggiuntivi. La risposta D, il superamento degli OFA avviene con la risoluzione in aula della congettura Di Riemann. di Riemann. Grazie per il suggerimento. E se siete pronti, avete 10 secondi anche per rispondere a questa domanda. Cosa vogliamo dire agli studenti sul Beh, test di autovalutazione? il test di autovalutazione è importantissimo perché è l'ultima fase dell'orientamento, perché noi cerchiamo di far capire agli studenti quali sono, diciamo, con questi, appunto, anche grazie a voi, quali sono gli argomenti trattati nei vari corsi di laurea, quali sono anche le potenziali sbocchi lavorativi, eccetera. Però poi ci deve essere comunque un impegno e diciamo, un check personale, e questo è, diciamo, il test conclusivo prima della decisione.
Noi stiamo aspettando che la regia ci faccia avere i risultati del nostro instant poll, ma io tornerei dalla professoressa Pucci perché ci sono delle domande che spesso gli studenti fanno prima di iscriversi e che magari possiamo chiarire anche alcuni dubbi. La prima domanda è questa: perché iscriversi al corso di laurea in matematica a Perugia? Come ho spiegato nei 15 minuti a mia disposizione, il nostro corso di studi è tra i più antichi dell'Ateneo, il personale docente è quindi stabile e molto maturo, e c'è un rapporto bellissimo con gli studenti, il rapporto anche uno a uno tra docente e studente, e gli studenti vengono seguiti puntualmente, specialmente anche con le attività di tutoraggio che vengono svolte talvolta anche dai dottorandi che sono giovani come gli studenti, e quindi vi è un colloquio tra di essi molto molto interattivo e molto piacevole. E poi si può proseguire, come ha spiegato la studentessa, la professoressa, ormai professore associato così giovane a Copenaghen, si può proseguire in ben quattro curricula che sono tra i più moderni e più ricercati tra gli studenti. Immaginate che molti dei nostri iscritti ai corsi magistrali provengono da altri atenei, quindi non solo tutti i nostri laureati della triennale si iscrivono alla magistrale, ma abbiamo ben altri studenti che provengono da altri atenei, e questo ci inorgoglisce molto. Abbiamo la seconda domanda. Dopo il corso di laurea, una delle preoccupazioni è lo sbocco professionale, no? Degli studenti. Quali prospettive occupazionali offre la laurea triennale in matematica a Perugia? Usualmente la laurea triennale, diciamo, lo studente, come ho spiegato, preferisce proseguire con la laurea magistrale e, come ho detto, a ben 3 anni dal conseguimento del titolo magistrale, il 100% dei nostri studenti è inserito nel mondo del lavoro. E alla laurea triennale usualmente lo studente, diciamo, ama proseguire, ecco, non si interrompe. Tuttavia, i nostri sondaggi riguardano essenzialmente la laurea magistrale, perché l'88% di essi prosegue con la laurea magistrale. Parliamo invece dei tirocini. Quali tirocini sono previsti nel corso di laurea triennale in matematica a Perugia? Il corso di laurea triennale in matematica a Perugia non prevede tirocini, perché lo studente, come ho spiegato, per la maggior parte prosegue gli studi alla laurea magistrale. Quindi il tirocinio è rimandato alla laurea magistrale, dove lo studente può, per esempio, andare in un ateneo straniero oppure in un'industria straniera e fare anche parte o totale della propria tesi magistrale presso quell'istituto o quell'azienda estera anche. Quindi preferiamo spostarlo alla magistrale, l'abbiamo spostato. Abbiamo accennato invece alla lingua ufficiale delle scienze, che è l'inglese. Qual è il test che si deve sostenere per dimostrare la conoscenza della lingua inglese? Allora, vi è un test di Ateneo che è svolto dal Centro Linguistico di Ateneo, che ha sede in un altro ovviamente dipartimento. E se lo studente ha anche dei riconoscimenti della lingua inglese conseguiti da istituti riconosciuti, può avvalersene. Di solito i nostri studenti conseguono quasi subito il livello B2. Sono stati sicuramente dei chiarimenti utili agli studenti, ma adesso andiamo a vedere se loro sono stati attenti alla sua presentazione che ha fatto prima del corso di laurea. Infatti abbiamo le risposte all'instant poll. La prima domanda era: la frequenza alle lezioni è obbligatoria? L'80% ha scelto la risposta esatta, che era la B, che è la frequenza alle lezioni non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata. Questo l'avevamo detto, professoressa. Quindi Sì. passiamo anche alla seconda domanda.
dove invece c'è un 100% di risposta che era quella esatta. La domanda era cosa succede se non supero il test di autovalutazione o non vi partecipo. La risposta esatta era la C, si contraggono degli OFA, obblighi formativi aggiuntivi. Quindi anche questa risposta era chiara agli studenti. E noi a questo punto invece andiamo a vedere questo laboratorio di cui prima si accennava con il professor Tasso, quindi il laboratorio 3.0. Sì, appunto il laboratorio 3.0 è ancora, diciamo, in itinere, la costruzione e l'attrezzatura che stiamo portando in questo laboratorio, però è collegato direttamente con il dottorato di ricerca, perché i nostri dottorandi già da tempo collaborano tra di loro e hanno creato delle applicazioni veramente molto molto interessanti. E allora pregherei la regia di mandare il contributo proprio perché, per vedere che cosa hanno costruito in questo laboratorio. Buongiorno, sono Alina e sono una dottoranda in informatica. Oggi vi mostreremo alcuni esempi di progetti di ricerca svolti all'interno del nostro dipartimento. Per questo intanto passiamo la parola al mio collega Damiano. Buon pomeriggio a tutti. Possiamo vedere qui sul monitor uno dei nostri ultimi lavori che mira al potenziamento dell'apprendimento della matematica, in particolare nelle scuole superiori. La prima figura mostra una funzione matematica sia di stampo sinusoidale. Noi possiamo vedere il suo comportamento nello spazio, diciamo quindi come lei si muove, come questa evolve. Possiamo vedere altre figure, come ad esempio il sasso nell'acqua, la funzione che ci mostra come potrebbe essere rappresentato un buco nero e quindi una singolarità della gravità, o la funzione sella. E qui ad esempio abbiamo un triangolo che, quando è rappresentato su una superficie, diciamo, bidimensionale, sappiamo avere la somma degli angoli interni di 180 gradi, mentre quando questa, diciamo, la superficie dove è disegnato si espande e diventa una sfera, la somma degli angoli interni è superiore a 180 gradi. Questo penso che potrebbe essere un modo con cui i ragazzi possono comprendere cose di questo tipo. Quindi la nostra idea è che all'interno dei laboratori didattici gli studenti stessi possano, tramite l'ausilio della realtà virtuale, osservare e addirittura manipolare delle funzioni matematiche per riuscire a comprenderle meglio. La realtà virtuale non è solo legata a videogiochi, ma consente di modellare qualunque tipo di ambiente e situazione, e quindi può essere utilizzata per una grande varietà di applicazioni. Ad esempio, qui vediamo la ricostruzione tridimensionale di un centro benessere, in cui elementi, audio e video permettono all'utente di vivere un'esperienza immersiva. Ora stiamo vedendo Alina che, grazie all'utilizzo di un visore, muove la propria visuale e quindi riesce ad interagire con il mondo virtuale. Grazie all'utilizzo di questa applicazione di realtà aumentata, noi ricostruiamo sullo schermo del telefono delle figure, delle forme tridimensionali che vengono generate a partire da queste immagini, che possono a loro volta essere stampate. Oltre alla ricerca su argomenti inerenti alla realtà virtuale, il nostro dipartimento è molto attivo su tematiche come per esempio l'intelligenza artificiale e cyber security. Quindi possiamo soddisfare gli interessi di tutti. Vi aspettiamo! Professor Tasso, vuole aggiungere qualcosa brevemente su questo laboratorio? Sì, come avete potuto vedere, il laboratorio è un laboratorio che è comune a vari gruppi di ricerca, sia di matematica, come avete visto, funzioni matematiche, sia di informatica, e quindi può fornire delle applicazioni sempre più evolute e sempre più interessanti. Quindi ringrazio tantissimo i due dottorandi di ricerca, Alina Baia e Perry Damiano, grazie tante. Allora, noi invece salutiamo per il momento la professoressa Pucci, che ci ha tenuto compagnia e ci ha spiegato il corso di laurea in matematica. Grazie professoressa.
È stato piacevolissimo, un pomeriggio veramente bello, grazie. Allora, ricordiamo agli studenti che qualora ci fossero altri dubbi, la professoressa è disponibile, in una chat dedicata. Trovate il link, nella chat di questo streaming, potete collegarvi tra poco e potete chiedere le altre cose per il corso di laurea in matematica. Noi invece andiamo avanti, andiamo a presentare il secondo corso di laurea, che è il corso di laurea in informatica. Per il corso di laurea in informatica abbiamo con noi in collegamento il professor Alfredo Milani. Professore, ci sente? Sì, benissimo, buonasera a tutti, grazie. Ci dica qualcosa di più su questo corso di laurea. In realtà le cose da dire su questo corso di laurea sono davvero tantissime e come si dice, last but not least, mi tocca questo compito di cui sono felice di dover presentare le nostre lauree in informatica, in particolare la laurea triennale e poi anche le lauree magistrali, gli altri percorsi che abbiamo qui a Perugia. Diciamo che il nostro punto di partenza è cos'è l'informatica. Oggigiorno non abbiamo più bisogno di spiegare cosa sia l'informatica, ovviamente, ma c'è un punto in cui mi piace sviluppare un po' l'idea e i cenni di cui ha dato il professor Tasso all'inizio, cioè dell'informatica come una disciplina trasversale, estremamente, oggigiorno estremamente ubiqua e pervasiva. Che vuol dire ubiqua e pervasiva? Sostanzialmente significa che l'informatica si applica sempre di più in modo pervasivo a tutti i settori della vita quotidiana. Non, diciamo, ho gioco facile a dire quanto siamo immersi nella tecnologia oggigiorno, non solo quella dei palmari, dei cellulari, dei vari dispositivi, ma anche la tecnologia ambientale. Gli ambienti sono monitorati, sono intelligenti, ci controllano in qualche modo, ma componenti informatici sono ormai inclusi in qualsiasi interazione che noi abbiamo. Pensate per esempio alla magia di Google che quando digitiamo una parola chiave ci suggerisce esattamente quello che stiamo pensando. Che tipo di tecnologia ci permette di raggiungere questo? Per esempio, proporre degli amici in un social network, oppure una cosa di grandissimo valore, per esempio, proporre i prodotti in una di queste che diciamo degli e-commerce più comuni in assoluto. Quindi l'informatica ubiqua e pervasiva. Mi piace condividere con voi questa cosa molto carina che arriva dall'Università di Glasgow, che è un filmato molto breve, è in inglese, ma è diciamo abbastanza comprensibile. Naturalmente l'inglese per un informatico è come dire, è una delle lingue madri, non si può prescindere. Vediamolo. E sviluppa alcune delle idee di cui parlava il professor Tasso. Immaginate cosa sarebbe stata questa pandemia, pur tragica, ma senza l'informatica. Without computer science, there is no doubt. There are many essentials we'd be without. Zoom for meetings, Teams for schools, storage for data and analysis tools. Computer models show spread of disease. Infographics for next slide, please. Secure protocols for shopping online. GPS software for deliveries on time. Social media means we stay in touch. AI keeps warehouses stocked and such. Software for tracking each new strain so we can see when they wax and wane. Algorithms and coding tricks for hospital rotas and bed logistics.
With pandemic perspective, we appreciate without this tech, there's a different fate. Ok, questo è davvero, è stata un'iniziativa molto simpatica, tra l'altro sentire l'inglese eppure in rima, ma l'idea è proprio quella del vedere quanto l'informatica sia stata veramente uno strumento decisivo anche per affrontare questa tragica situazione in cui ci troviamo. È uno strumento decisivo da tutti i punti di vista, la vita quotidiana, l'insegnamento, gli incontri, gli acquisti, ma anche lo studio la scienza, quindi lo studio dei modelli di diffusione dei virus, il monitoraggio, eccetera. E ovviamente l'informatica vive oggigiorno un momento, come dire, come si dice, di hype, no? Il nostro governo ha istituito un nuovo ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, piani triennali. Il recovery plan ha stanziato una grande quantità di risorse proprio sul digitale. E allora la domanda, come dice, sorge spontanea, è cosa fare? Continuare a essere solo utenti consumatori o, come dire, cogliere l'opportunità di questo momento storico e essere protagonisti? Per dirla con un vecchio ormai, per due presidenti fa degli Stati Uniti, Barack Obama, che nel pubblicizzare il Coding Day diceva: non giocare solo col tuo telefono, programmalo, cioè diventiamo informatici per prendere in mano quella che è anche la nostra vita, quella che è una delle tecnologie, ma non solo tecnologie, che in questo momento, diciamo, trainano anche lo sviluppo. E qui io ho il piacere di, come dire, di sfatare qualche mito, cioè di cosa si occupa l'informatica. Vedete, qui c'è una scheda perforata, un vecchio disco, un processore, un computer. Beh, sicuramente ha a che fare con i computer l'informatica, ma come diceva un grande dei padri dell'informatica, il professor Dijkstra, l'informatica riguarda i computer non più di quanto l'astronomia riguarda i telescopi. Cioè l'informatica utilizza la tecnologia, ovviamente, ma la utilizza un po'. E quello che è richiesto a un informatico non è soltanto essere il classico mito del nerd, tecnologo, eccetera, ma essere una persona che ha capacità di analisi, soprattutto di comprensione dei problemi, ha capacità di problem solving, non necessariamente capacità di soluzioni di equazioni, ma proprio di risoluzione, metodologia di risoluzione di problemi, e soprattutto, questo è un punto che mi preme sottolineare, un informatico deve essere creativo. Creare programmi è creare mondi, creare ambienti, creare una nuova app è creare un prodotto, tutta un ecosistema di interazioni. Ma la creatività deve essere sottoposta al rigore, agli algoritmi e ai linguaggi dell'informatica, che in qualche modo ci richiedono una formazione, e qui siamo davvero in collegamento, che oserei dire di tipo matematico. Ecco, forse qualcuno conosce questo personaggio. Sapete chi è? È Alan Turing. Probabilmente tutti lo ricordano per, non so se gli studenti che ci ascoltano oggi erano troppo piccoli, però no, diciamo, The Imitation Game, un film che ha vinto il premio Oscar, in cui si faceva la storia di Turing. Ecco, Turing è stato tipicamente un padre dell'informatica quando i computer nemmeno c'erano, ma ha definito modelli di calcolo che ancora oggi sono pienamente validi e ha risolto dei problemi le cui soluzioni noi le utilizziamo correntemente. Quindi in generale creatività, ma con rigore matematico, con rigore formale. E questo distingue il laureato in informatica, diciamo, dallo smanettone, no? Una di queste espressioni con cui spesso si definiscono le persone. Un'altra importantissimo elemento per l'informatico è la curiosità. Cioè, l'informatica richiede di essere curiosi, un informatico non smette mai di studiare, lo sappiamo, no? Sarebbe assurdo.
quello che c'era 10 anni fa, 15 anni fa, ormai non serve più, non è più utilizzabile. Ma una forma mentis, una formazione di base in questo senso è pienamente, assolutamente, pienamente valida. La curiosità è l'elemento guida di ogni informatico. Dicevo, l'informatico è un risolutore di problemi. L'informatico con i problemi ci va a nozze perché riesce a trovare soluzioni e soluzioni che sono implementate nelle tecnologie che usiamo ogni giorno e che sono dei tipi più diversi, non sono il gadget, no? Ma sono, come dire, quello che c'è dietro la formalizzazione del ragionamento e della soluzione. Ok, vediamo ora in maniera più, diciamo, dettagliata un attimo lo schema generale, no, del nostro percorso di studi. A Perugia trovate una laurea triennale che ci dà accesso alla laurea magistrale in informatica, che alla fine dà accesso al dottorato di ricerca. Il dottorato di ricerca, come evidenziava la professoressa Pucci, dà un avviamento alla ricerca, ma tutte queste tre titoli danno uno sbocco nel mondo del lavoro. Ovviamente nella laurea, la nostra laurea in informatica dà anche la possibilità di proseguire in altre lauree magistrali oppure in altri dottorati. Una notizia proprio dell'ultima ora è quella che Perugia, che fa parte del dottorato insieme all'Università di Firenze in consorzio, è stata proprio lunedì scorso ammessa al dottorato nazionale in intelligenza artificiale. Quindi i nostri docenti e i nostri laureati fanno parte di questo dottorato. La laurea triennale in informatica, classe delle lauree 31, ha questo, diciamo, specchietto che è un po' l'obiettivo. Qualche volta gli studenti ci chiedono: ma che linguaggi si spiegano? Beh, non importa, cambiano in continuazione negli anni. Quello che è importante è che si sappia programmare, per esempio, in un linguaggio. Infatti, a questo punto, lo scenario di continua evoluzione delle tecnologie è un punto fondamentale delle nostre lauree. Probabilmente in una laurea di altro tipo, su certi argomenti si studiano cose che sono ormai classiche. Ecco, in informatica il classico ha breve durata. Per l'ammissione non c'è un numero chiuso e c'è un test di autovalutazione non vincolante del tipo di quello egregiamente descritto dalla professoressa Pucci. Il primo anno è un anno di formazione, quindi ci sono degli esami molto a comune con matematica, per esempio analisi matematica, matematica discreta, l'esame di lingua inglese e gli esami di base sull'architettura degli elaboratori, quindi l'architettura hardware di un elaboratore, e esami di programmazione per ben 18 crediti, programmazione 1 e programmazione 2, e questi sono esami che implicano una frequenza, l'utilizzo dei laboratori. Ovviamente in questi tempi di pandemia il laboratorio era il computer o il laptop a casa dello studente che poi veniva assistito in remoto. Noi per esempio in questo momento siamo all'interno di uno dei laboratori, vediamo brevemente con l'aiuto, ecco, no, lo vediamo più tardi, ok? E stiamo parlandovi dal laboratorio di informatica dell'Università di Perugia. Il secondo anno è un secondo anno in cui ancora abbiamo delle parti di fondamenti matematici, penso a calcolo di probabilità statistica, calcolo numerico, fisica generale, perché l'informatico deve avere, come dicevo, questo rigore formale e deve anche essere una persona aperta all'analisi di qualsiasi tipo di problema. Cioè l'informatico si troverà nella sua vita professionale a lavorare con contabili, con chimici, con persone delle più disparate provenienze. Per l'informatica abbiamo il corso di algoritmi, che prende ben 15 crediti, molto molto importante, il corso di ingegneria del software, su questa parola ingegneria ci torneremo dopo, sistemi operativi collaboratori e linguaggi formali e compilatori. Questa è una cosa che le persone non la pensano, ma gli informatici programmano, no, con i linguaggi, ma chi li fa i linguaggi? Li fanno altri informatici, appunto li fanno quelli che costruiscono compilatori. Quindi noi insegniamo anche quello che è il dietro le quinte del lavoro di un informatico.
Il terzo anno è un anno totalmente dedicato a argomenti specifici, basi di dati, sistemi aperti distribuiti, tra gli altri sistemi di realtà virtuale, sistemi multimediali, avete visto un sistema di realtà virtuale poco fa, e mi preme sottolineare che abbiamo introdotto già dalla triennale due corsi, introduzione alla sicurezza informatica e introduzione all'intelligenza artificiale, che danno, diciamo, un primo approccio a quelle che sono tecnologie molto importanti attualmente, la sicurezza e l'intelligenza artificiale, e una proiezione verso quella che poi sarà la laurea specialistica. Ci sono poi dei crediti dedicati anche allo stage, ne parleremo tra pochissimo. Allora, per quanto dicevo, la laurea specialistica in cui si prosegue, ecco, ci piace introdurre le nuove lauree magistrali in informatica, che sono partite proprio quest'anno, si è svolto il primo anno della laurea magistrale, e si sono articolate su due curricula principali con corsi tenuti in lingua inglese. Ovviamente in lingua inglese, se sono presenti studenti stranieri, altrimenti tutti italiani, non ha molto senso. Ecco, questo della lingua inglese ci consente anche di avere studenti che provengono per esempio dal mondo Erasmus, quindi voi avrete la possibilità di incontrare in classe studenti internazionali e quindi avere anche un ambiente molto interessante in cui interagire. Col curriculum intelligenza artificiale ha l'obiettivo di creare esperti nelle tecniche e sistemi di intelligenza artificiale con un forte orientamento all'attività di ricerca che noi facciamo qua. Voglio citare il machine learning e gli algoritmi evolutivi, la visione e l'intelligenza ambientale. Il curriculum in cyber security si occupa appunto di tutte le problematiche dell'intrusione nei sistemi, degli standard di sicurezza, delle normative della privacy e anche della digital forensic. Voglio spendere qualche parola su un'internazionalizzazione. A Perugia, oltre al programma Erasmus, a informatica in particolare, abbiamo un programma molto interessante con la Hong Kong Baptist University. Ovviamente i nostri scambi, faccio vedere rapidamente qualche foto, si sono sospesi nel 2019, queste sono foto del 2017-2019, questo è l'altro lato, le persone di Hong Kong che sono venute a Perugia nel 2019, mentre in questi due anni abbiamo trovato, diciamo così, delle forme a distanza, delle forme alternative che speriamo già da quest'estate di poter supplire in altro modo. Altre attività che trovate nella nostra laurea, per esempio partecipazione ad hackathon, è una tradizione che parte dal 2013 in un hackathon di Google Italia, che è stato uno dei primi hackathon nazionali. Partecipazione a saloni vari, questo è il salone di Todi Happy Days, ma più recentemente per esempio abbiamo partecipato al Cyber Defensor, una gara internazionale di cyber security in cui ci siamo classificati orgogliosamente secondi e terzi alla finale di Singapore. Questa è l'attività, la Virtual Hack, svolta con Hong Kong lo scorso anno, in cui ci siamo classificati secondi, e qui orgogliosamente pochi giorni fa abbiamo fatto un hackathon virtuale, appunto in collegamento, in cui una squadra mista di Perugia, di Hong Kong, di Taiwan e tedesca è arrivata prima sul premio sulla sostenibilità. Questo è per farvi una carrellata molto rapida. Gli sbocchi occupazionali, e qui sto per finire, sono ovviamente, prevedono uno stage, una tesi, uno stage, una tesi. Lo stage è visto come un avviamento al lavoro, è di 150 ore per la triennale, 75 per la magistrale, e è un'opportunità per creare, diciamo, le prime, entrare a contatto col mondo del lavoro in maniera più soft. Questa era una iniziativa che avevamo svolto con IBM proprio nel 2019, ovviamente questa iniziativa in presenza, questa situazione ce le ha impedite. L'occupazione è al 100% e orgogliosamente dico non solo tre anni dopo la laurea, ma noi spesso i nostri laureati lavorano già prima di finire.
E il mio consiglio è, se prendete informatica, cercate di non lavorare, ma di finire, terminare e crescere, fate la vostra formazione e poi ovviamente apritevi al mondo del lavoro. L'occupazione è quella del libero professionista, molto spesso l'informatico è anche un fondatore di start-up, non solo un consulente. E una domanda, così al volo, e qui concludiamo. Ma se il vostro sogno è diventare ingegnere informatico, siete nel posto giusto? Molto spesso c'è, no, questa... Beh, la risposta, perché questa è un'informazione che serve, è sì. Sì, perché la nostra laurea triennale, la nostra laurea magistrale danno l'accesso alla iscrizione all'albo, ovviamente superando l'esame di Stato, all'albo dell'ingegneria dell'informazione, e quindi siete professionisti ingegneri informatici con una laurea in informatica. Ok? Questa è la nostra, diciamo, carrellata che abbiamo fatto. In conclusione c'erano delle slide che facevano vedere dei nostri alumni, come si chiamano, cioè persone che sono diventati professionisti di rilievo. Questo è Simone Brunozzi, un nostro ex laureato che ha lavorato a VMware, chi è del settore la conosce. Questo è Leonardo Di Zamia, che ha lavorato a Coinbase. E mi piace anche concludere con una informatica, visto che una delle azioni che facciamo spesso è quella di diciamo promuovere, no, la partecipazione femminile. Questa Marina Latini, laureata da noi, è stata chairwoman della Open Document Foundation, che gestisce LibreOffice, che è un pacchetto di automazione d'ufficio, diciamo tipo Word, Excel, PowerPoint, che è però open e non è a pagamento. Ok, concludo con due riferimenti, il mio, quello del professor Tasso, e quello ovviamente del dipartimento, che, in cui ovviamente trovate tutti gli approfondimenti necessari. Va bene, grazie. Noi ringraziamo il professor Milani per la panoramica sul corso di laurea in informatica. Torneremo da lei tra poco per alcune domande. Professor Tasso, abbiamo qualche contributo anche per il corso di laurea in informatica? Sì, volevo presentarvi un contributo di un nostro ex studente che ha finito proprio da poco tempo la laurea, prima la laurea triennale, poi ha fatto la laurea magistrale presso di noi, e vorrei raccontarvi questa altra storia di successo, questa volta non in ambito accademico, ma in ambito lavorativo industriale. Ciao, sono Federico Sabatini, ho 24 anni e lavoro come Solution Architect per Aruba, l'azienda leader italiana del cloud e tra le più grandi in Europa. Ho frequentato il corso di informatica triennale all'Università di Perugia da settembre 2015 a settembre 2018, mentre quello magistrale da settembre 2018 a luglio 2020. Scoprì la mia passione per l'informatica alle medie e allora ho sempre sognato di poter lavorare in questo mondo. Durante il mio percorso accademico mi è capitato più volte di fare attività extracurricolari come partecipare a Open Day, fare corsi ai ragazzi alle superiori o addirittura in qualità di assistente fare lezioni alla triennale o da correlatore per le tesi. Qui ho conosciuto e fatto amicizia non solo con moltissimi studenti appassionati come me, bensì anche con altri professori, con cui tuttora sono in stretti rapporti. Dalla mia esperienza posso affermare con certezza che il requisito numero uno per studiare l'informatica è quello di essere curiosi e di avere sempre voglia per imparare. Sono un grande appassionato di sistemi Linux e di cyber security, e questa mia passione col tempo è aumentata sempre di più grazie al team di Ethical Hacking dell'università, che tuttora è uno dei più competitivi in Italia. Il bello dell'informatica, inoltre, è che non sarete mai voi a cercare lavoro, bensì sarà il lavoro a cercare voi. Come ogni studente laureato in informatica, anche io ho ricevuto decine e decine di richieste di colloqui di lavoro e non immaginavo assolutamente che, addirittura prima di laurearmi, potesse arrivarmi una telefonata direttamente da Aruba, un'azienda che fin da piccolo ho sempre ammirato, pensando fosse raggiungibile e che non avevo neanche mai preso in considerazione. Adesso, grazie ai miei sforzi, faccio il lavoro che amo. È arrivato il momento in cui gli studenti da casa diventano protagonisti, perché ci sono le domande dell'Instant Poll di ricapitolazione sulla spiegazione del prof Milani. Come sempre, aspettate che vi esca il box per poter rispondere alle domande che vado a leggere da questo momento. Allora, andiamo con la prima domanda. L'informatica è una scienza settoriale? La risposta A, no, si applica in modo ubiquo e pervasivo a tutti i settori della vita quotidiana. B, no, ma non riguarda il settore umanistico. C, sì, riguarda solo alcune tematiche scientifiche. D, sì, è legata solo al settore matematico.
Se ci siete, avete 10 secondi da questo momento per rispondere. Professor Tasso, sembrerebbe che sia legato solo al settore matematico. Sembrerebbe. Quindi... questo è un po' un inganno, no? Perché abbiamo messo, direi, perché? Perché il nostro dipartimento, matematica e informatica, questa ha effettivamente un link, la matematica e l'informatica hanno veramente un collegamento, e il collegamento è la logica, chiaramente. Questo nello studio, però, come poi ha spiegato anche benissimo il professor Milani, ma però questa è un'altra domanda, diciamo. Abbiamo dato qualche indizio sulla prima domanda, andiamo a leggere invece la seconda. Il corso di laurea triennale in informatica è a numero chiuso? La risposta A sì, la risposta B no, ma si deve superare obbligatoriamente il test di autovalutazione iniziale. La risposta C no, ma si è iscritti sotto condizione sul rendimento dei primi esami di base. E la risposta D no, senza condizioni. Avete 10 secondi anche per dare questa risposta. Questa è un'informazione, professore, molto importante per chi si iscrive. Sì, infatti, è proprio così. Diciamo che i nostri numeri, questo il professor Milani forse potrà dire meglio di me, perché lui ha sotto mano ancora più di me i numeri. Recentemente mi ha accennato che crescono sempre, perché l'informatica chiaramente è richiesta e al 100%, come diceva il professore, dei nostri laureati trovano subito lavoro. Però, e quindi abbiamo un numero sempre crescente, ma... non vi dico qual è la risposta, insomma. Non diciamo la risposta, il tempo a disposizione degli studenti per votare è finito. Io tornerei invece dal professor Milani per fare qualche altra domanda che di solito gli studenti fanno prima di iscriversi al corso di laurea in informatica. La prima domanda è: che differenza c'è tra una laurea in informatica e una laurea in ingegneria informatica? Allora, per il percorso di uscita, come dicevo prima, è identico, cioè siamo entrambi potenzialmente ingegneri superando un esame di Stato. Per il tipo di formazione che viene erogato, diciamo che per tradizione la laurea in ingegneria informatica rispetto a una laurea in informatica deriva in qualche modo dalla tradizione elettronica degli ingegneri elettronici informatici, e quindi ha una, diciamo così, un'inclinazione molto maggiore sull'hardware, sugli aspetti di telecomunicazione, trasmissioni, ponti e così via, mentre la laurea in informatica ha una focalizzazione molto grossa sull'aspetto del software, diciamo molto brevemente, e ovviamente poi su tutto quello che ne consegue. Per esempio nel nostro dipartimento abbiamo attività nel settore delle basi di dati, attività nel settore dell'intelligenza artificiale, ripeto, ha un orientamento essenzialmente software rispetto a un orientamento hardware, ma ovviamente poi i confini in alcuni settori sono sfumati, diciamo. Però questa, se vogliamo un indirizzo più generale, questa è un po' diciamo così, l'interpretazione più corretta. Poi ovviamente vanno letti nel dettaglio i vari programmi. Volevo aggiungere la cosa che diceva il professor Tasso sugli iscritti. Devo dire che in questo ultimo anno di pandemia, contrariamente a quanto ci aspettavamo, abbiamo assistito a un aumento di circa il 25% degli iscritti alla triennale e del 27-28% degli iscritti alla magistrale. Prego. Queste sono notizie che fanno piacere comunque in un momento così particolare. Io ho un'altra domanda invece che riguarda gli studenti che hanno appena finito gli istituti superiori. Qui è difficile seguire informatica per uno studente che non proviene da un istituto tecnico, o ad esempio un liceo scientifico non tecnologico o un liceo classico? Allora, su questo io mi allineerei con la risposta che ha dato sulla matematica la professoressa Pucci. Cioè, addirittura, mentre, se vogliamo, l'aspetto tecnico era una delle cose che ho cercato di evidenziare, non è così decisivo e determinante in informatica. La capacità di ragionamento, la capacità di formalizzazione è molto importante. Chiaramente, come dire,
L'informatica è una di quelle cose che uno, tra virgolette, uno smanettone può esibire, no? Come dire, in qualche modo, ma quanto una capacità, insomma, di far funzionare alcune cose. Ma quando poi si va nelle applicazioni importanti, decisive, quello che serve è una capacità di ragionamento, e su questo assolutamente non c'è nessuna limitazione per quanto riguarda le persone provenienti da licei classici o licei scientifici. Per esempio, alcuni nostri docenti sono quasi tutti provenienti da questo tipo di scuole, ma c'è una varietà diversa. Prego. Allora, sono arrivate invece le risposte, i risultati dell'instant poll che abbiamo appena letto. Andiamo con la risposta alla prima domanda. L'informatica è una scienza settoriale? L'89% ha scelto la risposta esatta, che era la A. No, si applica in modo ubiquo e pervasivo a tutti i settori della vita quotidiana. Quindi i suoi suggerimenti, professor Tasso, hanno funzionato. Sì, anche Milani è stato molto chiaro nelle prime slide, l'ha detto più volte, quindi sì. Andiamo invece con la seconda domanda, dove c'è stata un po' più di confusione. Il corso di laurea triennale in informatica è a numero chiuso? La risposta esatta era la D, No, no, era. è senza condizioni l'ingresso al corso di laurea. Professor Milani. No, su questo abbiamo specificato espressamente, non c'è numero chiuso e c'è un test iniziale di autovalutazione non vincolante. Quindi non vincolante significa appunto che le persone, se lo superano, non hanno alcun problema; se non lo superano, acquisiscono un debito formativo, come ha chiaramente spiegato la professoressa Pucci, e poi questo debito formativo non preclude l'iscrizione al corso di laurea, assolutamente. Noi la ringraziamo, professor Milani, per essere stato con Grazie. noi. Ricordo agli studenti che, qualora ci fossero altre domande di dubbi irrisolti, possono contattarla nella chat dedicata. Loro trovano il link nella chat di questo streaming, quindi possono mettersi in contatto con lei e farle delle domande. Va bene, la ringrazio, buonasera, grazie a tutti per la vostra pazienza. Arrivederla, noi siamo giunti quasi al termine del programma per oggi. Abbiamo però un momento importante perché uno dei passaggi fondamentali nell'iscrizione all'università è l'immatricolazione. Abbiamo preparato un video che chiarisce tutti i dubbi. Dal mese di agosto sarà possibile immatricolarsi online collegandosi al SOL, Servizio di Segreteria Online dell'Università degli Studi di Perugia. Prima di procedere all'immatricolazione è necessario essere in possesso di una fototessera in formato digitale, una scansione fronte-retro del documento di identità utilizzato durante la registrazione, una scansione del codice fiscale o della tessera sanitaria. Sarà possibile immatricolarsi accedendo al SOL d'Ateneo dalla pagina e procedendo alla registrazione e all'autenticazione. Dal menu Segreteria selezionare Immatricolazione, scegliere il corso di laurea e procedere con la compilazione dei campi richiesti. Al termine della procedura sarà possibile procedere direttamente al pagamento della prima rata delle tasse universitarie. Per usufruire di riduzioni sulla contribuzione, è necessario inserire nella tua area riservata SOL, entro i termini previsti per le immatricolazioni, l'ISEE per il diritto allo studio universitario rilasciato da un CAF, dal commercialista oppure dall'INPS. Per assistenza sarà possibile avvalersi di un apposito servizio di ticketing. Borse di studio. Le borse di studio sono erogate dall'ADISU, Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria. Per ottenere la borsa bisogna essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito, previsti dall'apposito bando di concorso che viene emanato e pubblicato sul sito dell'ADISU nel mese di luglio di ogni anno. Per partecipare al bando non è necessario essere già immatricolati ad un corso di studio, ma sarà necessario procedere all'immatricolazione entro i termini indicati nel bando. Noi siamo giunti al termine della presentazione del Dipartimento di Matematica e Informatica. Professor Tasso, vuole dire qualcosa agli studenti che ci hanno seguito?
Sì, ringrazio tutti coloro che hanno seguito e volevo soltanto dirvi, per salutarvi, che se avete una mente logica, se siete delle persone curiose e siete pieni di fantasia, forse al nostro dipartimento trovate veramente due corsi, due ottimi corsi che offrono degli sbocchi lavorativi sicuri. Un saluto a tutti e ringrazio veramente tutti voi per questa bellissima opportunità. Allora, noi ringraziamo il professor Tasso e tutti i professori che sono intervenuti, ringraziamo anche chi ha reso possibile lo svolgimento e la creazione di questo programma. E quello che voglio dire a tutti i ragazzi è augurare un grande in bocca al lupo per la propria scelta e vi aspettiamo a Perugia.